Buongiorno Giusti, nuova giornata di cammino. Oggi abbiamo scelto una bellissima meta, il Monte Festa. Abbiamo davanti a noi una bella sfacchinata, in realtà oggi ci sarà da camminare. Una volta in cima vi farò vedere che cosa c'è. È un posto stupendo che mi è rimasto nel cuore, pieno di storia. Inizia così la nostra giornata. Vi dirò una cosa, fa freddo, le mie mani sono congelate, siamo appena partite, non eravamo tanto pronte a questo freschetto. Come stanno le tue mani? Boh, non le sento. Ok, le avrei lasciate sul volante. Quali mani? Vabbè, non importa, adesso camminiamo, ci scaldiamo, sta salendo il sole, siamo presto oggi. Sono le 9:20. Sono le 9:20, non siamo abituate. No, siamo a dormire di solito a quest'ora. Bene, bene, che bella giornata. Lago di Cavazzo, niente male, eh? Bellissimo il colore. Andiamo a vedere il belvedere. Invece di proseguire sulla mulattiera, abbiamo deciso di tagliare per il bosco. Più ripida, ma la mulattiera sono 4 km in più. Quindi, su. Ilaria ha solo un obiettivo nella vita. Staccarmi. Andare più veloce di me. Un po' ripida. Tira un po' su. Allora, questo pezzo nel sottobosco è molto bello, molto suggestivo, un po' impegnativo. Ilaria dice di no, poco, perché oggi si sente piena di energie. È un pochino impegnativo, però bello, molto bello. Poi suggestivo con i colori dell'autunno, veramente molto molto interessante. Neanche a chiudere il rubinetto, maleducata. Ma io sono per lo spreco. Sei sempre così, regale. Stai facendo la pipì? Il rumore è quello. Thank you.
chissà perché c'è un tavolo. Anche delle sedie, guarda. Forse sono quelle delle signore dei musei. Eccoci ragazzi, questo è solo il primo pezzo del Monte Festa, solo la prima parte, il primo fortino che si vede, bellissimo, più che bellissimo, interessantissimo, guardate qua. Intanto è incredibile come la natura si stia prendendo tutto, ma nello stesso tempo è anche incredibile pensare che qua si è combattuta la prima guerra mondiale. Belli tutti questi pezzi di storia. Adesso proseguiamo e passiamo alla parte più bella di tutta l'escursione di oggi. Finora, tagliando per il bosco, abbiamo fatto 4,5 km, però abbiamo fatto un bel dislivello perché abbiamo fatto 668 metri di dislivello in questi 4 km e qualcosa. Ci manca ancora un pochino e poi sarà tutto un susseguirsi di storia, storia e ancora storia. Ti va di entrare? Ma si entra? Sì? Oh mio Dio, ho paura di queste cose. Facciamolo! Oh, va bene. Dai, okay. Tiriamo fuori le luci da testa. Ma tutto qua la luce che riesce a fare la mia pila da testa? Vabbè, abbiamo anche questa. Via, via. Vado prima io? Oh sì, ho paura. Non devi avere paura, forse ne devi avere. Illumina di lato che hai più lumen, forte. Non so se da qua portavano giù e su cose. Sì, probabilmente con questa scala che hanno tolto, perché sennò la gente ci sale. Oddio, siamo sicuri con queste colonne un po' pericolanti. Andiamo. Adesso qua da un centinaio d'anni. Ma tu pensi che qua la gente ci ha fatto la guerra? Ciao, piccola lumachina. Nazista. Ma come nazista? Ma no. Attenti a dove mettiamo i piedi. Qui è esattamente da dove vedevamo prima. Sì. Qua c'è un'altra scala che sale e porta ad un altro stanzone. E adesso andiamo a vedere là come va. Bella vista.
chiaramente c'è sempre qualcuno che viene a scaricare detriti qua su, o forse è roba dell'epoca. Ragazzi, tralasciando la tragedia della guerra, che è stata veramente una tragedia, questa escursione è stupenda. Hai una vista spaziale a 360 gradi sul Friuli, sulle sue montagne, in una giornata così bella, poi vabbè, rende tutto ancora più bello. Se è limpido si vede fino al mare, ma oggi c'è troppa foschia da quelle parti là. C'è la vista, era fantastica. Se ti ritrovi a combattere la guerra, almeno il piacere del lago, alla fine, non è male. Belli ripidi. Adesso scendiamo ancora un attimo. Andiamo a vedere la parte che vi ho appena fatto vedere del fortino, dove c'erano le postazioni dei cannoni. Poi scegliamo il punto migliore per mangiare. Luce in fondo al tunnel. Adesso noi andiamo lassù. Qui erano installati i cannoni, qui, in questi boccaporti, in questi cerchi nel cemento. E la direzione dello sparo era? 360 gradi, dove serviva. Ho capito. Ed invece qua c'è il buco perché si portavano sulla roba. C'erano ben 4 postazioni per i cannoni. Pensa come la racconti, sembra quando che ti fossi qui. E io invece per fortuna non c'ero. Ogni volta che pensi che sia finita c'è un più su. Che ti porta più su. Per intenderci qua si mettevano i cannoni. Pensa che grandi che dovevano essere. Carino, no, qua su? Bellissimo! Bisogna venirci sul Monte Festa. Assolutamente sì. C'è tutto, c'è trekking, c'è storia, c'è un po' di fatica, c'è panorama, cioè è veramente bello.
oggi ce la siamo ricordata la birra. La pasta sarà sempre la stessa, quindi non vi annoierò con lunghi video di noi che mangiamo, però forse vi farò dei video di noi che beviamo. Forse è una Molotov. Non si spreca niente. Vai. Ta-dan. Ho detto che vi facevo vedere noi che bevevamo e quindi... Carlo Vacco. Allora, io ve l'ho già detto, no? Che odio questo pentolino del Decathlon perché pesa. Però rapporto qualità-prezzo è fantastico, veramente. Ha tutto quello che si può desiderare. Questo ha lo scolapasta, il manico si apre e blocca il tappo. Dentro ci sta un sacco di roba, è un pentolino da 1,5 litri. Abbiamo cucinato tantissime volte in questo pentolino e si è sempre rivelato ottimo. L'unica cosa è che con il manico preso di plastica non si può mettere per esempio sulla bush box o sul fuoco libero. Però se calcoliamo che c'è questo, più ci stanno dentro i piatti, più c'è il pentolino quello basso, e veramente se state cercando un pentolino che sia tutto fare e non avete grosse pretese di peso e volete spendere poco, veramente un buon acquisto, buon acquisto. Della solita pasta, io volevo fare una carbonara. Perché mi hai bocciato l'idea? Perché dobbiamo venire su con le uova, pecorino. Volevo fare qualcosa di nuovo, diverso. Il guanciale, il pepe. Non sarebbe stato bellissimo? Chi vuole vedere una carbonara la prossima volta metta un pollice in su o lo scriva sotto nei commenti. Fatemi questo favore. La carbonara della montagna. Va bene. Voglio fare una menzione anche su questo fornelletto qua. È più pesante, però è molto più comodo del piccolo. Vedete? Cioè, c'è molta più base su cui appoggiare le padelline. Mentre invece con il Pocket Rocket è molto più leggero, se si fanno lunghe escursioni va meglio perché è più piccolo, più portatile. Però per un'escursione di un giorno in cui il peso non è importante, questo qua è il top, perché veramente sopra ci si cucina bene senza avere paura che ti cada il padellino con tutto il tuo pranzo e poi le maledizioni volano. Questo è il suo ingombro, pesa 350 grammi, mentre il Pocket Rocket ne pesa 80 più o meno, quindi è chiaro che a livello di peso il Pocket Rocket vince. Però ci appoggi sopra una padellina e devi stare attento perché la base d'appoggio è molto piccola. Freschetto! Abbiamo deciso di tornare giù. Abbiamo visto tutto. Aspetta che sembra un bandito. Ci facciamo la discesa tramite la mulattiera. È un po' più lunga, ma fa meglio alle ginocchia. Stavamo valutando il fatto che la mulattiera per salire è veramente molto dolce. C'è una pendenza più che fattibile. È vero che è più lunga, però se ci si vuole fare una passeggiata e non si temono le lunghe distanze, è molto bella, molto piacevole, anche panoramica. Non sta facendo per niente male alle ginocchia adesso, anzi. Giusti, si conclude così questa bellissima giornata. Abbiamo fatto un riepilogo qua di fronte al cellulare. Allora, partenza da un minimo di 365 metri, siamo arrivate fino a 1066, quindi abbiamo fatto 700 metri di dislivello, per una camminata totale di 5 ore e mezza. Abbiamo fatto in totale
15 km e 7. La partenza l'abbiamo fatta tutta col sentiero che taglia nel bosco e effettivamente sono 4 km e mezzo più o meno. E mentre invece il rientro abbiamo deciso di farlo tramite la mulattiera e sono circa una decina di chilometri. Il sentiero all'interno del bosco è un po' più impegnativo, però moderatamente impegnativo, mentre invece se si fa tutta tramite la mulattiera è molto semplice sia in andata che in ritorno. Un po' lunghetta, però bella, soddisfacente. Il panorama dal Monte Festa è stupendo. Se volete vedere un po' di storia, della nostra storia, venite a vederlo, fate questa gita, è meraviglioso. La mulattiera consente di andare su anche in bicicletta per chi lo volesse fare. Ok, giusti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!